Vedevo un gran fumo, e ma qui è successo? Ma una puta, io per fortuna c'avevo le finestre chiuse, l'ho visto da dentro, non è, ho aperto un attimo, un fumo che metteva paura. Un'enorme palla di fuoco, una pioggia di lapilli e le fiamme che si avvicinavano alle case. Paura ieri sera in via Cellini a Senigallia, dove intorno alle 20:30 è divampato un grosso incendio. Ad andare a fuoco sono state le sterpaglie e altra vegetazione in un terreno poco distante dalla ditta Omas e dallo svincolo della Complanare. Diverse le foto e i video amatoriali girati dai cittadini usciti dalle abitazioni. Come vede, è arrivato vicino alle abitazioni. E siete scesi in strada? Sì, per forza. Poteva andare peggio? Penso di sì, perché il vento che c'era era molto pericoloso. È stato brutto. Sul posto sono intervenute tre squadre dei pompieri che con non poche difficoltà sono riuscite a spegnere l'incendio e mettere l'area in sicurezza. Grande spavento anche per alcuni frammenti infuocati lanciati dal rogo verso i condomini di fronte. Alcuni residenti sono intervenuti con gli estintori, altri hanno attaccato gli idranti per difendere i giardini, le auto in sosta vicino alla strada, ma soprattutto gli appartamenti di alcuni palazzi. Una signora sotto shock è stata soccorsa dai sanitari del 118. Non ho visto niente perché c'è il balcone dalla parte opposta, però arrivavano tutte le fiammelle, per cui spegnere subito, chiudere tutto, perché c'era paura che insomma prendevano anche le tende, le zanzariere, queste cose così. Ma anche il fumo, immagino. Il fumo, guarda, tutte le fiammelle dappertutto. Anche lei ieri si è adoperato per aiutare i pompieri? Sì. Ecco, cosa ha fatto? Aiutato a mettere acqua, dopo pompieri, quelle piccole macchine arrivate, finita acqua, dare acqua di là, caricare acqua su macchina, è così. Ecco, lei ha provato a spegnere l'incendio con il tubo? Sì. Erano alte le fiamme? Quasi 40 metri, si vedevano così, che però pompieri venuti per me a tardi. Ero su in cima, sul terrazzo, vedevo una roba incredibile. Ho chiamato due volte i vigili. Io abito lì, noi abbiamo tutto il parco qua con tutte le piante. Dopo per fortuna che c'era il giardiniere che con l'acqua dava l'acqua alle piante, ma è stata una cosa non bella, non piacevole. La cenere dappertutto, io che abito all'ultimo piano, la cenere è arrivata anche, non come tizzoni, ma c'erano le polverine rosse, proprio di fuoco. Sì, addirittura qua gli hanno bruciato la tenda esterna. Io l'ho tirato su tutte, però dopo ci hanno detto di chiudere tutte le finestre perché erano... Comunque non è stato piacevole. La paura mia è che arrivavano qua sotto, capito? Perché un attimo. Ha ricevuto anche lei la comunicazione del comune? Sì, è arrivata attraverso, per quello che mi riguarda, un'email dove si consigliava di stare in casa e tenere le finestre chiuse, onde evitare di respirare il fumo che arrivava. E di fumo ce n'era tanto. Lei è rimasto all'interno dell'abitazione? Sono sceso per vedere, però dopo sono ritornato su e sono rimasto in abitazione. Dopo aver spento il rogo sono proseguite le operazioni di bonifica della zona bruciata. Le indagini sono affidate al commissariato di Senigallia e questa mattina i poliziotti attendevano l'esito dell'accertamento tecnico eseguito dai vigili del fuoco. Al momento rimane aperta ogni pista, non si esclude l'ipotesi dolosa. Lei abita qua? Sì, io abito qua. Ieri ha visto l'incendio? Ho visto tutto l'incendio, avevo fatto anche un po' di video, sarebbe così. Comunque abbiamo visto tutta questa starpaglia. Ma... Lì c'era tanta gente. E... C'era la preoccupazione che si potesse allargare? Sinceramente avevo preoccupata che arrivava verso la strada. E quindi ci sono anche i bambini, qua c'è tutta la gente che hanno anche i bambini piccoli. Quindi la preoccupazione ce n'era tanta. Sinceramente mi è venuta da piangere perché vedere tutta questa svampata di fuoco, anche i chioppi, perché facevano i chioppi, quello sicuramente qualcuno l'ha incendiato, perché se una sigaretta basta una la incendia subito, quindi, però la preoccupazione c'era, io sinceramente non ci ho dormito per niente.